Manuel Pucetti, ultimamente il tuo team non, si parla del tuo team non soltanto per incredibili risultati in pista nella classe Super Sport, ma anche perché si parla di Superbike diciamo in ottica 2017. Ci puoi dire a che punto sono le trattative? Cosa c'è di vero? Sì, con Melandri ci siamo incontrati a gennaio per una pizza insieme a Reggio Emilia tramite un amico in comune. Il mio sogno da una vita è riuscire ad arrivare a partecipare al mondiale Superbike. Ci siamo arrivati pregradi dopo tanti anni di CIV, che è stata la nostra palestra. Abbiamo fatto una bella collaborazione col Team Italia, nell'Europeo Stock prima, ora Super Sport Mondiale con Kenan. Abbiamo fatto insomma buoni risultati anche con Randy. Ora penso che siamo abbastanza maturi per poter pensare di fare grande saldo, lo vorremmo fare con un professionista come lui, con grande esperienza. La Kawasaki ci appoggerà in questa operazione. Stiamo trovando il budget da mesi, 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 e siamo circa 70% adesso, quindi penso che entro un paio di settimane potremo completare l'operazione, firmare i contratti e ufficializzare tutto quello che sarà il prossimo anno, appunto fare il mondiale Superbike insieme. Un pilota o due, cosa vorresti fare? Sicuramente Parlando sempre di Superbike, poi parleremo di Supersport. l'impegno è enorme e ci presentiamo pensando di voler fare un bel lavoro, ecco. Quindi intanto, stando coi piedi per terra, vorremmo partecipare con Marco, ecco, e in Superbike. Kenan abbiamo già firmato con Sofoglu in Supersport, e quindi sicuramente, diciamo, la squadra che andremo a delineare probabilmente sarà questa qui. Il discorso Krumenacher, che mi sono incontrato i giorni scorsi proprio con lui e i suoi manager a Zurigo, abbiamo fatto una bella chiacchierata. Lui vorrebbe andare in Superbike, i suoi manager vorrebbero tenerlo in Supersport, anche altre proposte che sta giustamente valutando, e stiamo cercando una quadra per cercare di rifare un altro anno insieme. A me piacerebbe molto perché è un bel talento che abbiamo rilanciato noi qua quest'anno. Sì, senz'altro. E con Melandi, mi hai detto siete a un 70% di budget, Sì. per trovare il budget che immagino sia importante. Mentre con Melandri mi puoi dare una percentuale a che punto siete con le trattative? Beh, lui sta aspettando che noi concludiamo l'operazione del budget, quindi una volta che io riesco a trovare la totalità, considerando che siamo al 2 di luglio per un progetto del prossimo anno, quindi siamo ampiamente in tempo, non siamo a Phillip Island 2017, penso che troveremo velocemente il resto che serve, e lui, una volta che abbiamo l'ok dei numeri, procediamo e procederemo presto anche in pista insieme. A fine di questo mese organizziamo, diciamo, insieme una piccola così sgambata in pista, diciamo, ecco, per iniziare a stare un po' in moto, perché lui ha avuto un'operazione a una mano che sta completamente risolvendo adesso, però diciamo per tornare in moto con calma programmiamo di andare in pista insieme a breve. Ecco, questo per quanto riguarda la Superbike. La Supersport abbiamo visto, quindi Krumenacher per ora è un po' così, vediamo poi alla fine Sì. dove riuscirete, mentre continuerete sicuramente con Sofoglu, avete già firmato appunto in Supersport per confermare quello che di buono state facendo e che avete fatto in questi anni. Sì, Kenan è il riferimento per la Kawasaki in questa categoria, e il riferimento secondo me è assoluto della categoria, anche per noi perché è il più forte, e poi è veramente un piacere lavorare con un professionista così. E quindi con lui abbiamo già firmato il contratto di un anno. Lui lo voleva firmare già biennale, ma anche a Kawasaki ha detto: aspettiamo un attimo, facciamo un altro anno insieme, poi vediamo. Ma Certo. sicuramente l'idea di andare avanti per un po' insieme. E piacerebbe fare la coppiata di quest'anno, mi piacerebbe di Randy e Kenan insieme, perché si sono stimolati l'un l'altro e hanno fatto un bel campionato. Ecco, Kenan non è contento, si sa, di avere un compagno di squadra così forte, però è facile da dire, ecco, diciamo. Io invece sono contento anche alla Kawasaki, perché è solo, diciamo, positivo per i risultati, per noi e per il marchio appunto dell'azienda che rappresentiamo in questa categoria. E l'ultima domanda, parlando di Turchi, un pilota che a me piace tantissimo, che è Razgatioglu, Toprak, meglio chiamarlo Toprak, è più semplice, che sta andando abbastanza bene, ha avuto un po' di, così, un inizio un po' non facile, ma era anche infortunato, Sì. e per lui so che sia voi che Kawasaki avete dei progetti. Sì, lui è, diciamo, un uomo di pupillo di Kenan, supportato dalla Kawasaki in tutto, e pensiamo che nel futuro prossimo dovrà vincere l'Europeo, la Coppa del Mondo Stock 1000, perché è l'obiettivo nostro, suo e di Kawasaki. Non quest'anno ovviamente, magari il prossimo anno, però siamo convinti che continuando a crescere bene questa moto nuova, l'unica Kawasaki, l'unica moto nuova di quest'anno nella 1000 Stock. Quindi sono convinto che il prossimo anno sarà
uno di quelli da battere, e dopo la Kawasaki diciamo facendo crescere per un progetto poi Superbike a breve. Sì, ha dimostrato sicuramente tanto talento, sì, nella Stock 600, e quindi sono convinto che farà bene, sì, anche più avanti. Allora, in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Grazie, e l'appuntamento è all'Autzring, alla prossima gara della Supersport. Sì, va bene, grazie, ciao a tutti. Ciao.